Oggi 4 dicembre si celebra la ricorrenza di Santa Barbara. A Pescara la ricorrenza è stata celebrata congiuntamente dal personale dei Vigili del Fuoco della Capitaneria di Porto e del Genio Militare, con una santa messa nella Cattedrale di San Cetteo officiata dall'Arcivescovo della Diocesi Pescara-Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. È un momento di celebrazione della nostra Santa Patrona, alla quale ci rivolgiamo quotidianamente, per fare in modo che il nostro lavoro sia protetto anche grazie a lei. Ma la protezione dei Vigili del Fuoco è data soprattutto dalla professionalità che le donne e gli uomini del Corpo Nazionale profondono quotidianamente per prestare soccorso alla popolazione. E colgo l'occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara per l'impegno e la professionalità che ogni giorno dedicano a questo importante lavoro. Comandante, siamo ormai prossimi alla fine di quest'anno, un anno particolarmente intenso per quanto riguarda l'attività dei Vigili del Fuoco, non ultimi gli episodi dovuti proprio al maltempo accaduti nei giorni scorsi. Sì, è stato un anno intenso, la campagna antincendi boschivi, seppur terminata, ci ha impegnato lungamente, anche al di fuori dei termini diciamo previsti dalle disposizioni regionali, ma soprattutto questa mutevole condizione dei cambiamenti climatici che ci chiama costantemente a prestare soccorso per piogge intense, vento forte, e quindi sono stati centinaia gli interventi che abbiamo effettuato nei giorni passati. In particolare l'ultima emergenza del vento forte ha visto le squadre di soccorso impegnate soprattutto per la messa in sicurezza di piante pericolanti, di tetti destabilizzati dalla forza del vento. Comunque fortunatamente la popolazione è stata adeguatamente soccorsa e non c'è stato il coinvolgimento di persone.